Sergio Fasano è marciatore praidese, poi insomma non è che ci sia bisogno di tante presentazioni perché a Bra e non solo ti conoscono veramente in tanti. C'è un aspetto sicuramente bello e positivo da raccontare, è quello che poi tu andrai a presentare martedì 3 settembre alle 20:45 al centro conferenze del Polifunzionale Arpino di Bra. Hai fatto un libro con tuo nipote e giornalista Renato Arduino della stampa Pagine Provinciali di Cuneo, un libro che si chiama 100.000 chilometri. Ovviamente non fatti in macchina, ma fatti insomma con le tue gambe, marciando. Sergio, di che cosa si tratta? Parlacene un po' di più. Allora, questa idea è venuta un po' da mio nipote Renato. Dato che avevo fatto l'ultimo giro di pista qua con i miei ragazzi di Sportiamo per concludere la mia modesta carriera dopo 100.000 km, è venuta questa idea di raccontare un po' la mia storia, sia non solo sportiva, ma anche dell'infanzia, problemi di salute che ho avuto. E qua si raccontano degli aneddoti che ho vissuto durante questi 100.000 km, che tutti segnati con l'agenda. Sono stati 100.000 km in 30 anni e in questa mia esperienza, prima di tutto, devo ringraziare prima di tutto la famiglia che mi ha sopportato anche durante le gare, durante allenamenti. L'idea poi è andata avanti, abbiamo messo degli aneddoti, tante foto. Ho contattato il mio amico campione olimpico, i gemelli da Milano, per una prefazione e lui, non gliel'ho ancora detto, si è subito messo in alto e mi ha fatto una prefazione che secondo me è da pelle d'oca. Loro sono invitati, come spero tanti amici dello sport, martedì 3 settembre al Polifunzionale per questa presentazione di questo libretto. E io lo chiamo libretto perché sono tante foto e tanti aneddoti che ricordano un po' la mia vita sportiva, nel mio piccolo, le gare che ho fatto e anche momenti un po' di sofferenza del problema di salute, che di salute intendo che io in questa carriera ho incontrato un avversario il piuttosto avversario che ho incontrato, che è la salute. Però piano piano sono riuscito anche a sconfiggerlo e la vita continua. E tra l'altro non ci troviamo in un posto casuale, ma siamo sulla pista di atletica all'interno del complesso sportivo Attilio Bravi di Bra, teatro per te di tanti allenamenti, tante gare. Hai parlato anche prima dell'associazione Sportiamo, che è quella che promuove sport per diversamente abili, dove tu sei anche uno tra gli allenatori, ovviamente nel settore atletica e nel settore marcia. Ci sono dei rumori in sottofondo perché ci sono gli operai che stanno lavorando. La pista di atletica è oggetto di una grande ristrutturazione, sarà una pista di atletica interamente blu. A breve, nelle prossime settimane, sarà completamente realizzata, quindi questo è anche un elemento in più poi per te, per i ragazzi, anche per tutti gli sportivi braidesi. Detto questo, sì, hai detto dei gemelli da Milano, di Maurizio che ti ha fatto la prefazione, però insomma nel libro c'è una frase che mi ha colpito molto, no? Che diciamo così è in copertina: gioie, sofferenze e trionfi, quindi tante cose. Sì, le cose sono tante da raccontare. Come ho detto prima, ho trovato questo avversario molto molto tosto, che è stato questo aneurisma. L'abbiamo superato e mi ricordo che prima di entrare, questo posso dirlo, in sala operatorio di questo lungo intervento, avevo detto a mio figlio Federico: domani portami le scarpe da marcia. Interviene la caposala che mi dice: eh no, mio caro Sergio, prima mettiamo le ciabatte. Sono cose che uno ricorda con cuore. E cosa è successo? Che dopo l'intervento, è stata molto dura. Grazie anche allo sport sono riuscito a recuperare fisicamente. Il mio sogno era quello di rimettermi ancora una volta il numero davanti, perché l'ho fatto per 30 anni, 100.000 km girando il mondo con anche ottimi risultati. Il cardiochirurgo mi dice: Sergio, lo metteremo. Ecco, dopo 2 anni dall'intervento sono riuscito a rimettermi questo numero. E dove l'ho messo? L'ho messo, il destino vuole, nella regione dell'Algarve, in Portogallo, dove nel 2005 avevo vinto il campionato europeo della 30 km. Qui ho partecipato alla 10 km, campionato europeo. È stata, secondo me, la gara più bella della mia vita, perché
sono arrivato ultimo, però ho messo il numero. Una cosa che mi fa piacere, che lega molto la marcia in questo sport povero di fatica, è anche l'amicizia. I miei amici avevano saputo di questo mio problema, di grosso problema di salute, sono venuti a aspettarmi all'arrivo. Penso che questo sia una cosa molto bella che unisce lo sport in generale. È significativa sicuramente la copertina di questo libro, di questo vostro prodotto, che è una foto che ti ritrae a Riccione nel 2007, dove ai campionati mondiali master di marcia tu hai vinto la medaglia d'oro nei 20 km, nella 20 km. Sì, gareggiare ancora in Italia davanti il tuo pubblico e specialmente ai tuoi familiari è una grande emozione. Poi quando hai la fortuna di salire su un podio a livello mondiale con la maglia della nazionale e sentire l'inno nazionale, onestamente mi sono venute le lacrime agli occhi, perché in quel momento lì, io dico sempre che in quel momento lì ti passa la vita, ti passa come un film, cose belle e anche, non diciamo cose brutte, ma la perdita dei familiari, che è la cosa molto importante, papà, mamma, fratello. Ecco, ripeto, in questo minuto è successo di tutto in questo inno nazionale. Poi gareggiando in Italia ancora di più, e mi fa molto piacere, perché i risultati non si ottengono con la bacchetta magica, ma come dico sempre io, bisogna sempre prima seminare e poi si raccoglie quello che tu hai, in questo caso gli allenamenti, perché sono stati allenamenti anche duri, perché noi ci alleniamo anche con qualunque tempo, il caldo, il freddo, la neve, la tempesta. Io mi ricordo che ancora lavorando mi allenavo la sera nelle strade di campagna, dove l'ho fatto per circa 30 anni. Mi ricordo tante volte mia moglie mi faceva cambiare sul pianerottolo, e questo fa anche parte della mia vita sportiva. Poi ci sono tantissimi aneddoti che non voglio anticipare nulla, ma sono poi segnati su questo libretto. Assolutamente. E, Sergio, questo libro che cosa vuole lasciare ai lettori, agli appassionati di marcia? Cosa pensi? Che significato pensi che possa lasciare? Ma allora, io l'ho scritto come ho saputo interpretare, come tutti sanno interpretare queste frasi, un po' alla buona, no? Come siamo noi cuneesi, no? Ma volevo lasciare specialmente un buon ricordo ai veri amici, penso, ma gli amici intendo gli amici dello sport, quelli che in questi anni ho incontrato per le strade dove io mi alleno. E fa piacere quando mi allenavo che magari ti passava l'amico in bicicletta, a piedi, ciao Sergio. E sono cose secondo me, sono cose molto molto belle che ti onorano, come ho detto prima, perché sacrifici se ne fanno tanti, E poi questo libro, secondo me, se qualche giovane avrà voglia di leggerlo, dare un esempio anche ai giovani, nello sport, come in tutte le cose, di non mollare mai. Questa parola, non mollare mai, io l'ho trasmessa ai ragazzi sportiamo, come abbiamo detto prima, ragazzi, associazione di Bra, ragazzi diversamente abili che fanno sport, dal basking all'atletica. Io seguo l'atletica, seguo la marcia. Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati. Ecco, questa frase, il non mollare, loro me l'hanno trasmessa a me quando ho avuto questo grosso problema di salute. Quindi ringrazio tanto i ragazzi di Sportiamo. Per concludere, Sergio, alla luce di quella che è la tua esperienza nel campo sportivo, ovviamente con la marcia, nelle gare che hai fatto, negli allenamenti e nella preparazione che fai con i ragazzi diversamente abili, oggi la marcia che cosa è diventata? Che disciplina è diventata dell'atletica leggera? Di grandissima fatica, l'abbiamo detto, però? Però ecco, la marcia, come giustamente hai detto, è fatica. È fatica perché, diciamo, è uno sport un po' solitario. Bisogna fatica, macinare i chilometri. Purtroppo a livello italiano non è che ci sia molta scelta, perché molti giovani non c'è ricambio. Vuoi anche perché tanti per passare all'atletica o alla marcia preferiscono altri sport che magari anche economicamente rendono di più, perché
La marcia, come ho sempre detto, come l'atletica, è povera. Se non sei a certi livelli, che dopo, per 4 anni ti presenti a un mondiale o un'olimpiadi, se non vinci non vieni molto gratificato. Sì, si può ringraziare, diciamo, la polizia di Stato, la forestale, i carabinieri, che a volte innestano anche dei giovani per far proseguire questa attività, ma la marcia purtroppo è molto dura. Io ho cominciato qui su questa pista, chi si ricorda ancora nella pista d'atletica del campo comunale, adesso dedicato a Tiglio Bravi, io mi ricordo che c'era una pista d'atletica fatta in carbonella e fuori, e diciamo che le corsie erano segnate con della calce. Ci si allenava dentro con Attilio Bravi, il mio grande maestro, e poi quando uscivo fuori diciamo allenarmi sui rami dei fiori, con questo nostro gesto tecnico, che è un gesto innaturale, la gente già allora ti guardava un po' con un'aria un po' sospettosa, diciamo, no? Quindi, ritornando alla marcia, la marcia è una cosa tecnica, perché ci sono delle regole da rispettare, che il tacco è punta, tu devi sempre arrivare con, diciamo, il ginocchio bloccato, e altrimenti ci sono i giudici che ti controllano, puoi anche essere squalificato. Quindi, oltre ad avere una buona resistenza, bisogna avere prima di tutto una buona tecnica. Speriamo di un futuro di avere un buon ricambio dei giovani. Io, se posso aggiungere una cosa, a livello sportivo, che ci terrei molto, sono diventato nonno di una bimba che ha 2 anni, Isabel. Chissà se un giorno nonno Sergio riuscirà a vederla marciare anche sulla pista di atletica.